fortezza è su di me. Per testimoniare al mondo la sua parola, mi dona il suo coraggio per annunciare al mondo l'avvento glorioso del tuo re. Lo spirito del timore è su di me, per rendermi testimone del suo perdono. Purifica il mio cuore per annunciare agli uomini le del Signore. Lo Spirito del Signore è su di me. Lo Spirito funzione mi ha consacrato. Lo Spirito mi ha del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, la nostra comunità diocesana, nella multiforme varietà dei carismi e ministeri, è riunita stasera nella Chiesa Cattedrale per dare avvio al cammino sinodale. Comprendiamo, come è stato scritto nelle indicazioni pastorali, che lo scopo non è produrre più documenti o convegni, bensì vivere un processo ecclesiale partecipato e inclusivo, che offra a ciascuno, in particolare a quanti per diverse ragioni si trovano ai margini, l'opportunità di esprimersi e di essere ascoltati per contribuire alla costruzione del popolo di Dio. Una chiesa sinodale è una chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare è più che sentire. È un ascolto reciproco, in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma, l'uno in ascolto degli altri e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della verità, per conoscere ciò che Egli dice alle chiese. All'inizio di questa celebrazione, pertanto, invochiamo il dono dello Spirito Santo perché ci guidi in questo cammino e ci ispiriti propositi giusti e santi. Altissimi donum Dei,
Siamo davanti a te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel tuo nome, con te solo a guidarci. Fa che tu sia di casa nei nostri cuori. Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. Siamo deboli e peccatori. Non lasciare che promuoviamo il disordine, non lasciare che l'ignoranza ci porti sulla strada sbagliata, né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa che troviamo in te la nostra unità, affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna, e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, alleluia.
Signor Vescovo ha nominato l'equipe per la consultazione sinodale. Oltre a me come responsabile diocesano, Don Orazio Sciacca, la signorina Maria Chiara Ardita, la signora Maria Pia Caminiti, la professoressa Barbara Condorelli, il signor Francesco Pio Leonardi, il signor Salvatore Paratore, il signor Alfio Pennisi e la dottoressa Enza Asciutto. Adesso il Vescovo consegnerà a questa equipe, che rappresenta un po' un seme per tutta la diocesi, la nomina, il mandato affinché ufficialmente si possa operare. Carissimi, all'inizio del cammino sinodale vogliamo affidare al Signore questi nostri fratelli e queste sorelle che rappresentano la nostra comunità diocesana e invocare la sua benedizione. Per intercessione di Maria Santissima Annunziata, Madre di Dio e Madre nostra, di Santa Venera, il Signore ci conceda la grazia di diventare testimoni credibili del Vangelo nella nostra diocesi e nei nostri ambienti di vita e di lavoro. In questo momento di preghiera silenziosa, invochiamo la sua protezione su di noi, sul nostro servizio e su tutta la comunità. Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli che si offrono per il servizio pastorale nella nostra diocesi. Confermali nel loro proposito con la tua benedizione, perché nell'ascolto assiduo della tua parola, docili all'insegnamento della Chiesa, si impegnino a celebrarti e a lodarti nella preghiera liturgica, a istruire i fratelli e a testimoniare a tutti, in parole e opere, la tua misericordia, a lode e gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Signore nostro Dio, che ci hai nutriti con il pane del cielo, infondi nell'intimo del nostro cuore la dolcezza del tuo Spirito, perché l'Eucaristia che ora abbiamo ricevuto con fede sia per noi pegno della gloria eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, al termine di questa liturgia eucaristica consegno ad ogni comunità parrocchiale una lampada che arderà per tutto il cammino sinodale. La sua luce attinta dal cielo pasquale risplenda nella nostra Chiesa e ci permetta di andare incontro al Signore come le vergini sagge con la lampada accesa e l'olio della riserva. Invochiamo sul nostro cammino l'intercessione materna di Maria Santissima Annunziata, titolare della nostra Chiesa Cattedrale e dei santi patroni dei 18 comuni della diocesi. Ci aiutino a percorrere con l'audacia della fede il cammino che parte dal fonte battesimale e si conclude nella Gerusalemme celeste. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Noi siamo il corpo di Cristo e ognuno di noi ne è membro. Voi che siete il suo popolo, che il Signore vi mantenga nell'unità del suo amore, perché il mondo venga a credere. Siamo chiamati alla santità. Voi religiosi, fedeli laici e tutto il popolo di Dio, incoraggiatevi a vicenda a vivere secondo la luce del Vangelo. Il corpo di Cristo è costituito attraverso diversi carismi e ministeri. Voi diaconi, sacerdoti, vescovi e tutti i ministri del popolo di Dio, che il Signore vi mantenga fedeli e gioiosi nel servizio della missione della Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Adesso il Vescovo consegnerà simbolicamente la lampada ad ogni parrocchia. I sacerdoti, prima quelli che sono sul presbiterio, poi gli altri che sono in basso, possono avvicinare per ricevere dal Vescovo il segno. O Signore, fa di me un tuo strumento, fa di me uno strumento della tua pace, dove l'odio che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione, dov'è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza, dov'è errore che io porti verità. A chi dispera che io porti la speranza? O Maestro, dammi tu un cuore grande, che sia goccia di rugiada per il mondo, che sia voce di speranza, che sia un buon mattino per il giorno ogni uomo, e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto.